Buongiorno a tutti, buon sabato, bentornati sul canale delle Rogaie. Si torna a costruire, strano, non si costruisce mai niente. E abbiamo fatto un bel po' di rotoli di paglia che dobbiamo andare a prendere con le pedane. Solo che una pedana la stiamo utilizzando per dare da mangiare alle mucche che sono al pascolo. Adesso lo vediamo. E dovendolo portare via ci manca come dar da mangiare alle mucche. Allora stamani iniziamo, non è che si fa tutto oggi, costruiremo una mangiatoia. Usiamo questi usciali che ormai sono un po' rovinati, un po' finiti, e li mettiamo tipo a scatolone, così il cibo lo possiamo mettere dentro, le mucche lo mangiano senza farci bisogni all'interno e senza calpestarlo. E c'ho in mente un disegno, speriamo vada bene. Comunque Valerio mi darà una mano, lui va avanti col camioncino, io vengo con la macchina, così tutte le volte che ci siamo dimenticati qualcosa si viene velocemente a riprenderle. Via. Ah, ricordatevi di iscrivervi al canale. Stiamo studiando la meglio posizione dove farle in base a un pochino l'ombra degli alberi, anche se comunque poi gli costruirò un tettino per avere il cibo all'ombra, ma comunque già che si può decidere dove farlo, stiamo un po' studiando. Ora stavano mangiando qua. Buongiorno bimbe. Solo che questo rimorchio ci serve per andare a prendere la paglia. Questa qui era la loro mangiatoia. Molto bella, perché essendo sopraelevata loro sicuramente non ci facevano i bisogni dentro. Gli avevamo messo questa barriera nel mezzo, che è dove loro non arrivano a mangiare, così la roba non ci marciva. Ma era un bel sistema. Ma il rimorchio a parte che ci serve, alla lunga diciamo che si sciupa con l'insilato. Ah, forse costruiamo qua. Ora restano là, ma vedrete che appena cominciamo a lavorare vengono subito a vedere. La possiamo fare qua, bella lunga, 20 metri fino laggiù. Piantato il primo paletto, ora Valerio va fino lassù, ci tiriamo un filo così siamo sicuri che lavoriamo dritti. Ora c'è questa pianta qui che è da noia. Altrimenti ci verrebbe una serpentina. Invece così sappiamo più o meno come piantare paletti. Ma era dritto? Ti sembrava dritto? Sì. Ecco, vai, ora va bene. Adesso si fa piantare un paletto là. Poi vi spiego come abbiamo pensato di progettare. Cosa te cerchi lì?
Il problema principale che stiamo affrontando, oltre a che i paletti sono duri come la terra è dura e quindi i paletti non entrano, sono le mucche che stanno piano piano massacrando il pulmino. Non trovando nient'altro di meglio da fare, se la rifanno sul pulmino. E sono anche contente, sembrerebbe una giornata diversa dal solito, eh? Un parco giochi oggi. Pomeriggio, situazione completamente diversa, è arrivato un po' di caldo, un po' si schianta, ma insomma, allora le mucche si sono separate a gruppettini sotto l'ombra degli alberi e nessuna più voglia di venire a disturbare il furgoncino e noi che lavoriamo. Il caldo vince sul gioco. La pace. Com'è sto fil di ferro? Buono. Va bene? Sì, non bisogna esagerare e basta. Allora, il lavoro è molto semplice e sta avvenendo tutto abbastanza lineare. Ve lo dico, unica difficoltà, terra molto dura, quindi i paletti fanno un po' di fatica a scendere, ma con la mazza ci alterniamo una volta io, una volta Valerio. In qualche modo la sfanghiamo. È l'unica difficoltà e l'unico motivo per il quale sudiamo come delle fontane. Sta venendo bellino, è molto semplice il concetto. Paletto di ferro, ok, che ci tiene questi usciali sorretti e poi facciamo una giunzione anche per dargli un po' di sostegno. Ballano, è vero, non lo nego. Lavoro di mezza giornata e è un tentativo, a noi ci serve il rimorchio e facciamo così. La speranza è che sia così facile arrivare a mangiare che la mucca non si troverà costretta a forzare su questi usciali per poterci arrivare, no? Mi immagino che se fosse stato ad esempio più largo, no? Quindi loro dovevano allungare il collo per poter arrivare al cibo, ecco che allora con i piedi, con le gambe potevano appoggiarsi sull'usciale e fare un po' di forza. E allora facevano questo gioco che a me non mi piace, ma essendo che loro possono mettere il piede qui e mangiare qua, credo che non andranno a forzare troppo sulla struttura. Se ci andranno, pace, amen, e ripareremo. È un pezzo di legno in un ferro, se si sistema. E invece trovo molto, mi piace, sono contentissimo. L'idea è quella addirittura di venire direttamente qui con il carro, ok? Faremo lì un cancello nel recinto, entriamo direttamente col carro, scarichiamo dentro e ce ne andiamo. Invece il rimorchio noi si veniva qui con il merlo per riempirlo. Con il merlo vedo un po' complicato riempire questo perché dovremmo fare 100 manovre, una parata qui, una parata lì, una parata lì, una parata là. Col carro invece viene giù diretto, lo trovo più semplice. Paletto di ferro, usciale, legnetto di giunzione in cima, niente di più semplice. Ultima chicca, guardate, il caldo sta iniziando a finire, le mucche si spostano.
è ora di tornare a giocare e a fare la mucca. L'ultima chicca, che non vi avevo detto, è che metto degli uscialli anche sul fondo, appoggiati e basta, è così. Dato che me ne sono avanzati 6, li metto tutti qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E farà da fondo dove appoggiare il cibo, perché appoggiandolo solo sulla terra è capace che quello stratino lì che sta a contatto con la terra un giorno, 2 giorni, 3 giorni marcisce, è molto difficile da pulire sia con la forca che con la pala. Mettendo il legno invece, così, intanto hai uno strato, diciamo, ora non mi viene la parola, insomma la roba non fermenta e è molto più facile da pulire con la pala. Siccome ogni 2 o 3 giorni con la pala si può pulire a mano, ovviamente, ma comunque il lavoro è praticamente finito. Si mette gli usciali e si torna in azienda. Adesso prendo il carro e mettiamo in pratica l'esperimento. Vediamo se riusciamo a scaricare. Vediamo intanto se riusciamo col carro a arrivare nel bosco senza grandi difficoltà. Vediamo se scarica bene e vediamo se le mucche le piace dove mangiano e non distruggono tutto. Che caldo che fa, è veramente incredibile per essere luglio. E poi in realtà è già 3-4 settimane che è caldo così. È una stagione terribile. Noi Maremma un po' siamo abituati a che non piova, da noi il clima è desertico, da noi c'è la piovosità che può esserci in Sardegna, quindi in realtà non è che ci accorgiamo quest'anno che è dura affrontare la campagna senza acqua e con tanto caldo. Però comunque è una stagione particolarmente senza acqua. Da noi non piove, però di solito intorno piove, quindi il fiume che arriva da noi un po' d'acqua alla porta. Quest'anno invece nisba, nada, di che, sarà dura. Poi intanto è così, arriva agosto, fine, arriva settembre, ottobre che bisogna seminare, attacca a diluviare tutti i giorni e fino a febbraio non semini, poi smette di piovere e ci si rivede a febbraio dell'anno dopo. Tanto già lo so, è così, è sempre la stessa storia. Sono molto curioso di vedere se la mangiatoia mi funziona, ma vi dovrò riaggiornare tra una settimana, 10 giorni, per dirvi: oh, è ancora in piedi, l'hanno già buttato tutta giù. Ve lo racconterò. Ora c'è da capire se capiscono che non è più nel rimorchio che si mangia, ma è nella mangiatoia. Sono tutte là, vediamo se riescono ad arrivare qua. Aspetta a scaricare qualche secondo, qualche minuto. Aspetto che si avvicinino. Scarico, vai. Non è che abbiano capito bene che c'è spazio per tutte. Stanno lì e quell'altro guardano. Però dai, prima volta. Sono contento. Soprattutto la stanno rispettando. Bene ragazzi, tutta una roba alla grande. Spero questo video vi sia piaciuto. E come tutti i sabati, ci vediamo sabato prossimo.